Fabrizio Forconi, MMAmania.it, siamo qui col primo match della serata di Impera FC 3 a Roma con il Ungheresi che è venuto a combattere a Roma. Allora, il match si è chiuso nel primo round per sottomissione, è stata dichiarata Brabo Choc, anche se tirata dalla guardia, quindi molto particolare. Quanto tempo hai avuto per allenare questo incontro? E quanto tempo prima hai saputo che il tuo avversario era lui? Quanto tempo você demorou para treinar para essa luta e quando você soube que quanto tempo atrás você soube que o adversário era ele? Ah, na verdade eu venho treinando há bastante tempo, só que quando eu soube que eu ia lutar, eu intensifiquei um pouco o treino. E sobre meu adversário, eu sabia que ele queria trocar em pé, então eu tava querendo trocar em pé um pouquinho para quando desse jeito poder clinchar, derrubar e fazer meu jogo. In realtà è da tanto tempo che mi sto allenando, quindi quando ho saputo che dovevo combattere contro di lui ero già pronto, ho dovuto solo adattare la strategia. Mi aspettavo un incontro nello scambio in piedi perché sapevo che lui era più portato in questo campo e quindi ho cercato di scambiare un po' e portare a terra. Questa, se non mi ricordo male, è la seconda volta che ti vediamo combattere in Italia. Speriamo che sia la tua culla per la crescita dell'MMA ancora per un po'. Hai già qualcos'altro in mente qui in Italia? Ele tá falando, sabe que é a segunda vez que você está lutando na Itália e eles esperam que seja o seu berço para te projetar no MMA. Você tem intenção de voltar a lutar na Itália ainda de novo ou já tem alguma luta em programa? Ah, com certeza eu pretendo lutar na Itália de novo, é um país que eu gostei muito, muito bem recepcionado. Eu tenho um carinho especial pela Itália, pretendo lutar aqui sim. Ha detto che pretende, che sicuramente pretende tornare a combattere in Italia, gli piace molto la gente, è sempre stato ben ricevuto e quindi spera di poter tornare per combattere qua ancora. Io ti volevo fare solo un altro piccolo appunto sul match. Non sei sembrato mai particolarmente in difficoltà anche perché dominavi sempre dalla top position. Secondo te questo incontro poteva andare diversamente se scambiato in piedi, se il match rimaneva in piedi? Eri pronto a scambiare a viso aperto con Pititto? Ele quer saber se você estava pronto, se essa luta fosse diversamente, ficasse em pé, se você estava pronto para trocar porrada com ele. Eu estava bem confortável em pé também, tanto em pé como no chão, onde a luta tivesse, eu acho que eu estava bem confortável e tinha chance de ganhar. Ha detto che stava molto comodo per scambiare in piedi anche perché si è allenato tanto, ha fatto un bel lavoro di boxe. Però lui ovviamente è cresciuto sui tatami e quindi non spreca l'opportunità di sottomettere a te. Ok, io ti ringrazio, spero di rintervistarti nuovamente qui in Italia e ti faccio ancora i complimenti per questo match. Ele agradece, dice che è contento di ti intervistare, spera di intervistare di nuovo qui in Italia e parabéns per la luta. Grazie. E grazie per la traduzione, Rafa.